Buonasera signori, oggi si parla di Ridley Scott. Siamo tornati in questa nuova monografia molto eleganti, molto chic. E siamo proprio qui oggi per parlare di Ridley Scott, un grandissimo regista che ultimamente sta facendo carico di non poche polemiche. Nel periodo Covid i suoi film hanno incassato abbastanza poco. Tra l'altro, The Last Duel è stato un flop clamoroso. House of Gucci sta comunque abbastanza floppando. Come me e il destino di molti, anche grandi film, si deve floppare, stanno floppando molti, mi spiace, però che ci vuoi fare? E allora, c'è un po' da dire, perché è un grandissimo, è un genio visionario, ha fatto capolavori assurdi come Blade Runner, I Duellanti, Alien, dei film veramente rivoluzionari, ed è un regista che ha fatto parlare molto di sé. Non è un regista che è rimasto molto ai passi col tempo, anche perché, diciamolo, la polemica contro i cinecomics scatenata, che poi secondo me non è neanche così sbagliata, alla fine ha anche senso, però gli si sono scagliati tutti molto contro. Reputo Ridley un regista fantastico. Per me è fantastico. Ha fatto, ovviamente, guardando la sua monografia, ha fatto veramente delle robe indecenti. Però neanche robette così male, devo dire. E certi film che sono opere d'arti. Sì, quindi per me è un grandissimo Ridley Scott. Sia chiaro, ha rivoluzionato il genere partendo proprio dal suo primo film. Stiamo parlando di un film del 77, dove un giovanissimo Ridley con praticamente 10 euro, un budget bassissimo, ti fa un film spettacolare, I Duellanti. I Duellanti è un film meraviglioso, veramente ottimamente scritto, ben recitato, ben diretto. Nella sua semplicità, perché alla fine non sta lì neanche a girarti gli stessi argomenti, è effettivamente il suo ultimo film, penultimo, The Last Duel, non è altri che una rivisitazione dei duellanti in un certo qual modo. Un film in costume, affascinante, artistico. Ci sono certe scene che sono un vero quadro, con ovviamente dei palesi riferimenti a Barry Lyndon di Kubrick, ma allo stesso tempo ad altri prodotti che riescono a renderlo un film veramente spettacolare da vedere, mozzafiato e coinvolgente. Anche perché alla fine, ricordiamoci che alla fine i vecchi tempi, il feudo, il riscatto, diciamo così, appunto del duello, dei folclori medievali affascinano sempre, ed è un film spettacolare, un quadro veramente. Successivamente ci fa Alien, che ha rivoluzionato la fantascienza. Prima di tutto perché, oltre a, cioè, prima di tutto partiamo da Ripley a mani bassissime, cioè quando mai c'è stato un personaggio femminile che sia stata la protagonista di un film di questo tipo, dove alla fine in un certo punto viene anche sessualizzata. Qui la paura è interna, c'è questo pericolo nell'astronave che tu devi evitare. Ma lo xenomorfo è forse l'ultima cosa più importante, perché c'è un intruso tra di loro, c'è questo intrigo, c'è un body horror fantastico. E sì, forse secondo me ad un certo punto la vera trama viene un pochino accartocciata, però resta un film spettacolare. Veramente, ce ne fossero di film come questo, ed è un'opera assurda, solo per come è stata pensata e progettata. È un film che va a cambiarti la fantascienza, e in particolar modo i film sugli alieni. Effettivamente viene prima di tanti altri film sugli alieni, con un attimo tecnica, con pochissimo budget. E io lo ripeto, io adoro questo film, ma non mi piace per niente Aliens 2, Aliens di Cameron. Questo è veramente bello, questo è mistero, action e allo stesso tempo
è molto dark, è un horror, ha un'atmosfera molto cupa ed è interessante, certe scene sono fantastiche e sì, il gattino rimane nel cuore alla fine. È molto coinvolgente, è un film che non dura troppo, dura quanto deve durare. E pensare che sia stato alla seconda opera con un budget veramente ridotto sembra possibile, sembra una pazzia ai nostri tempi, veramente tanta roba. Oh, arriviamo al capolavoro assoluto, Blade Runner è un'opera assurda. Allora, molto spesso la prima visione di Blade Runner non fa impazzire, come a molte persone, so che personalmente all'inizio l'avevo trovato una cagatina. Cavolo, quanto mi ero sbagliato. Mi ero sbagliato, ma alla grandissima, perché è un'opera assurda, un capolavoro. Partiamo prima di tutto dal fatto che è un neo-noir, ovvero viene dopo il periodo, diciamo, classico dei noir. Perché appunto è un film che viene molto dopo, diciamo che i noir si spengono intorno agli anni 60, e questo fa una cosa molto rara, te lo ambienta nel futuro. Un'epoca futura che però ha tutti i difetti, tutte le macchie, tutti i problemi della nostra società, la società attuale in cui viviamo, dove effettivamente, vabbè, è tratto da un libro, ma gli androidi sognano pecore. E appunto include questi replicanti che sono braccati come se fossero dei veri cattivi. Abbiamo uno dei monologhi, se non il monologo più bello della storia del cinema. Abbiamo un secondo me Harrison Ford con il suo ruolo migliore come Deckard. Sì, per me batte anche gli altri, è veramente spettacolare in questo ruolo. E abbiamo degli ottimi attori, abbiamo un'estetica meravigliosa dalla regia, alla colonna sonora, alla musica, alle luci, al lato tecnico, è tutto così dannatamente noir. Ed è tutto così dannatamente rivoluzionario. Se questo è un uomo, ditemi voi se questo è un uomo, un film che riprende critiche che sono arrivate negli ultimi decenni, siamo nell'inizio degli anni 80, ho visto cose che voi uomini non potreste immaginare. Un passo avanti nella storia dell'arte in generale, non solo del cinema. Ok, e qui caro precipita, perché Legend, qui Ridley Scott va sul fantasy ed è una merda. È veramente una merda. Tranne l'estetica del diavolo, mettiamola così, che è molto parodistica, però comunque, cioè diciamo che ha quel cult, è un fantasy di merda. I personaggi non hanno caratterizzazione, tutto così semplice, così basilare, si va da una parte, si va dall'altro, tutti i tempi comuni di ogni tipo di cazzo di fantasy, sempre così. Ed è fastidioso perché ad un certo punto ti scocci, è un film che forse dura anche un po' troppo per quanto ti dovrebbe raccontare una cosa del genere, e che ahimè, quindi io vi sono costretto a sconsigliarvi. Peccato il primo passo falso in un'enorme e bellissima carriera di Ridley Scott. Chi protegge il testimone? Questo è molto più interessante. Somebody to Watch Over Me. È un film crime a tutti gli effetti, perché effettivamente ti mostra questa donna che appunto è stata testimone di un omicidio, che viene minacciata per non rivelare chi sia stato e viene sorvegliata appunto da questo nuovo poliziotto che ha dei problemi familiari, mettiamola così, e che quindi tra loro nasce un qualcosa di più appassionante. Anche questo è molto noir, devo dire. Certa atmosfera, c'è la femme fatale, però in questo caso il ruolo della donna ricopre
un posto anche superiore al classico. C'è un intreccio molto interessante, molto pericoloso, che ti mette a tuo agio e allo stesso tempo ti esalta per quello che avverrà dopo. Ed è per questo che secondo me è veramente intrigante come narrazione. Quindi sì, è veramente straconsigliato. Poi abbiamo Black Rain. È un film molto più, questo è molto più, oserei dire, alla John Carpenter. Mi ha ricordato molto, diciamo, Grosso Guaio a Chinatown, proprio perché è un film molto di scazzottate, molto action, e quindi ti mostra il lato action di questo grandissimo regista, e che è coinvolgente proprio per questo. Un film che può non essere apprezzato, ma che intrattiene, diverte e ha un ottimo lato tecnico, un lato tecnico veramente ottimo, e questo oserei dire che è quasi indiscutibile. Quindi sì, signori, vi consiglio assolutamente questo prodotto da visionare, perché è veramente, veramente ben fatto, con un'ottima interpretazione e dei personaggi mozzafiato in certi casi. Sì, Thelma e Louise, due donne che vogliono sfuggire dalla normalità, normalità nella quale loro sono in un certo modo confinate e, ahimè, non volendolo, arrivano appunto a essere coinvolti in un omicidio, ad essere braccate, arrivare a fraintendimenti e fraintendimenti. Un'avventura mozzafiato, on the road. Mi è piaciuto veramente tantissimo questo Thelma e Louise, coinvolgente come film, un road movie interessante, intrigante e con un ottimo tocco di Scott. Certe scene sono ottimamente illuminate, regia fantastica, molto coinvolgente, come ho detto. Sono state entrambe veramente bravissime le attrici, ed è un film che non vi potete assolutamente perdere. Dico solo questo: un film che va, secondo me, assolutamente recuperato e gustato, proprio perché è un film accessibile a più persone, ma con una grande, importante critica sociale da non lasciare in sospeso. 1492, la conquista del paradiso. No, per me è un no. Proprio perché, allora, qui Ridley Scott scade troppo nel dramma storico di 3 ore che non conclude nulla. Perché abbiamo buone interpretazioni, ma personaggi che non ti rimangono. Cioè, vuole essere un biopic su Cristoforo Colombo, ma in un certo modo non ti attira. Io mi stavo appisolando vedendo questo film. Peccato, perché non mi ha coinvolto emotivamente, non mi ha veramente dato nulla. È peccato, perché proprio lui è Ridley Scott. Quindi sì, secondo me doveva essere accorciato, e ad un certo punto veramente sembra che non sappia dove andare a parare questo film. Peccato, veramente peccato, perché poteva essere veramente un bellissimo film. Ma è qualcosa di troppo, troppo lungo, troppo fastidioso e troppo lento. Bene, L'Albatros oltre la tempesta, il nulla cosmico. Mi spiace dirlo, ma questo è uno dei pezzi della carriera più bassi di Ridley Scott, proprio perché questo film non ha un qualcosa che mi faccia venire in mente. È veramente dimenticabile. Questi soldati, diciamo, questi marinai che stanno a remare sul mare per un bel po' di tempo. È una storia molto classica, una narrazione molto semplice. Non ci ho trovato nulla di esaltante, nulla di rivoluzionario, cioè, se non la regia, che comunque è veramente buona, ma è Ridley Scott, cioè, toglie al lupo il pelo ma non il vizio. Quindi peccato, ahimè, sono qui a dirvi che non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto per niente, proprio perché non me lo ricordo. Non mi dice proprio un grandissimo nulla. Peccato, veramente, peccato.
dato Jane, questo forse è proprio il peggiore di... Sì, probabilmente il peggiore di Scott, proprio perché... E oltre che una storia che abbiamo visto mille volte, questa volta fastidiosamente femminista, veramente femminista all'inverosimile, mi ha fatto abbastanza alterale. Non ha nulla da raccontare questo film. Sono solo luoghi comuni accostati vicini tra di loro e una narrazione discontinua, molto, molto noiosa. Non ti prende, è un film vuoto, è un film senza anima e che me non posso che penalizzare per questo. Mi dispiace Ridley Scott, hai fatto molto di meglio. La domanda quindi è una: perché cazzo hai fatto questo G.I. Jane? L'attrice però devo dire che è stata molto brava. Per il resto, ripeto, il problema sono le sceneggiature, regia, fotografia, montaggio, sono tutti fatti bene. Peccato. Ora, mi dispiace per quello che sto per dire, ma il gladiatore è sopravvalutato. Ok, non linciatemi sin da subito, posso argomentare. È un film che non mi ha lasciato nulla. Ripeto, sì, sono eclatanti certe scene ed è indubbiamente un ottimo film. Però non lo trovo il capolavoro che tutti definiscono, un buon film, cioè buono, nulla di più. Una bella narrazione, devo dire, una prosa molto classica, poi qui compare per la prima volta quello che diventerà probabilmente uno dei feticci per eccellenza del regista. Stiamo parlando proprio di appunto Russell Crowe, che qui è molto giovane, molto bravo. So che dovranno fare, tra l'altro, ragazzi, devono fare il Gladiatore 2, non avrà un cazzo di senso. Ma ripeto, oltre a Joaquin Phoenix, oltre a Russell Crowe, non ci ho trovato veramente del pathos forte. Io, poi però, se è un film che ha trascinato la gente, comunque ci sarà un motivo buonissimo, film, per carità. Ma non ci ho trovato nulla di più. Allora, Hannibal, allora, era tosto da fare. Proprio perché già lì il periodo dei prequel, degli spin-off, non era un qualcosa di molto classico. E il dire che lui avrebbe fatto appunto il film su Hannibal Lecter, che è un personaggio apparso nel Silenzio degli Innocenti, capolavoro, è appunto un... Era tosto da fare. Un film con un montaggio alternato, molto forte, che accentua una regia, una follia anche appunto nella regia, ma che a me comunque è piaciuto. Non è tutta sta grandezza di film, però comunque io lo salvo personalmente, un Anthony Hopkins come sempre ormai magistrale, e veramente c'è molto peggio, ragazzi, so, di molta gente a cui non piace. A me piace, ma con moderazione, perché effettivamente molte cose potevano essere tagliate perché risultano fuori luogo. Rivelazione: Black Hawk Down, Black Hawk Caduto. È un film straziante, veramente bello e straziante, proprio perché ti fa pensare tanto in profondità alla guerra. La guerra, che è un tema che ormai molte persone anche prendono per passato, qui Scott nei suoi film te lo ripete, che la guerra è nella sua lontananza, è attuale, che la guerra è un qualcosa che va oltre il tutto e che la guerra è distruttiva. Te lo mostro in 2 ore di dolore, di puro dolore psicologico. Tu ci rimani male nel vedere tutto questo, veramente ben diretto, ottima regia, montaggio, fotografia. Quindi, nella più magistrale forme, ti fa un film di critica forte, straziante e veramente profondo. Quindi, sì. Per me è un film bellissimo. Ve lo consiglio assolutamente di recuperare. Il genio della truffa, film con Nicolas Cage, che ho trovato carino,
con degli spunti interessanti, ma alla fine non sto granché di film, personalmente, per carità. Nulla di male, ma neanche nulla di proprio eclatante, saltante. In una prima parte molto interessante, secondo me nella metà, dopo la metà si spreca un pochino, sempre con troppo classico come film, troppo semplice, devo dire. Quindi secondo me non è uno dei migliori di Scott, però comunque non è neanche uno dei peggiori, è un film salvabile, salvabile, che si salva con un'ottima recitazione, che in un certo modo ti fa anche abbastanza riflettere, che è più aperto a una fascia più larga di persone, ma non è tutta sta grandezza di film, per carità. Comunque può piacere e può non piacere. A me comunque ha intrattenuto. Le Crociate, Kingdom of Heaven, l'ho adorato, bellissimo. E c'è un Orlando Bloom bravissimo, tra l'altro vedetevi la versione di 5 ore, io le adoro, Le Crociate, perché è un film coinvolgente. Ecco, quando io dico che molti film storici di Scott non fanno centro, è perché nella loro durata non ti fanno o empatizzare o ti tengono troppo lontano da quella che è la narrazione. Questo la narrazione te la fa vivere a 360 gradi. Ed è un'esperienza magnifica e fantastica. È un film che è passato velocemente, che mi ha intrattenuto, mi ha divertito, l'ho adorato. Bellissimo. Orlando Bloom, bravissimo. Sono stati tutti dannatamente bravi, tra l'altro. C'è stato un lato tecnico mostruoso, fatto veramente bene. E si vede che Ridley Scott qui si è impegnato. Ha fatto, secondo me, uno dei suoi migliori film, sì, l'ha fatto. Ecco, questo è un film assolutamente inutile. Questo è il peggiore di Scott, mi correggo. Un'annata Goodyear è veramente una grandissima merda, perché non ha senso, prima di tutto. È un film semplicissimo, con una risoluzione bassa, veramente. Qui Ridley Scott sembrava volesse fare un film che dovesse sensibilizzare la gente, però non si sensibilizza un grandissimo nulla. È veramente lento, è veramente un film che io reputo assolutamente sprecato. Veramente, questo è il termine perfetto per un film sprecato. Russell Crowe sprecatissimo, non c'è una narrazione e veramente non ti tiene incollato, non ti tiene affatto preso. Quindi da qui comincio ad essere un pochino più veloce con le mie opinioni, proprio perché ragazzi, sono tanti film e non ho molto tempo per dire le cose, poi ci potrei dedicare più video, qui si vede. American Gangster è un film che osa molto, soprattutto su temi sociali come il razzismo, con appunto un uso del drama crime, appunto di Ridley Scott, che convince molto. Un film che dura abbastanza, però non si sente, con ottimi attori, ottime interpretazioni, un ottimo montaggio, una regia frenetica quando serve e stabile invece quando non serve, che ho trovato interessante soprattutto per l'ottica in cui te lo mette. È una grandissima critica sociale alla fine, appunto, come sempre, con un'ottima regia, con un ottimo montaggio, con, diciamo, il segno di marche alla Ridley Scott, che è un risollevamento rispetto al film uscito l'anno prima, un'ottima annata, che è stata un'annata di merda invece per Ridley Scott, e che quindi io vi straconsiglio di recuperare. Questo sì. Nessuna verità. Allora, questo è una grande occasione sprecata con Leonardo DiCaprio e Russell Crowe, proprio perché l'ho trovato in certe scene veramente fuori luogo. L'ho trovato un film con delle stronzate al suo interno, una trama molto classica. Ultimamente, in questo periodo qui, Ridley Scott ci è buttato proprio a capofitto sul crime, e appunto non l'ho apprezzato più di tanto. Ottimi, bravissimi Ridley Scott e DiCaprio, ma purtroppo
Per il resto è un film molto meh. È un film che veramente ti passa sopra e finisce. Peccato, peccato perché sarebbe potuto essere tanta roba ed è abbastanza dimenticabile. Ecco, quando io dicevo che film come Le Crociate ti rimangono impressi appunto per loro immersività, film come Robin Hood sono veramente una palla mortale. Dura 2 ore e mezzo questo film e non conclude nulla. È un film lento con una narrazione che secondo me si spreca pure abbastanza ad un certo punto. Russell Crowe molto bravo, però ripeto, Ridley Scott in molti film di guerra, non tutti come vedremo tra poco, non è proprio tutta sta grandezza, proprio perché non mi ha preso questo film, non mi ha convinto alla fine, e questo è un grandissimo peccato per il grandissimo Ridley Scott, che è comunque un maestro in tantissime cose, però come ho detto nella sua semplicità molto spesso è riuscito, qui cerca di metterti tante robe, tante cose che risultano anche stupide, risultano anche troppo eclatanti e quindi stonano. Prometheus è un prequel interessante, molto interessante, affascinante, l'ho trovato bistrattato e criticato dalla critica. Proprio secondo me è affascinante come film. Appunto, come ho detto, riesce a convincere molto con ottime interpretazioni. E non mi lamento il fatto che gli xenomorfi compaiono proprio poco, proprio perché non è il loro film. Cioè loro non servono qui, è molto filosofico anche come film, all'interno la scoperta della mente umana e del destino umano, qui si è molto ispirato a Kubrick anche, ed è interessante anche come soft reboot di una saga come Alien che stava veramente andando alla deriva, già con Alien vs Predator. Qui è molto filosofico, interessante, ed è Ridley Scott che dice no, adesso mi riprendo la mia saga e ne faccio una cosa buona. The Martian, il sopravvissuto. The Martian, il sopravvissuto è un film veramente bello. Bello e coinvolgente, interessante, un Matt Damon in formissimo. Io non lo amo tantissimo perché secondo me molto spesso scade troppo nel fare sempre la stessa espressione. Però qui è coinvolgente, il tempo è il maggior problema di questo film, il tempo che passa, tu che devi stare dietro al tempo il più possibile e ci riesce. È un film che ci riesce dannatamente, quindi sì, secondo me è un film fantastico da vedere assolutamente, uno dei migliori della New Age di Ridley Scott, che comunque va vissuto per quello che è, ma è un ottimo film fantascientifico in un periodo in cui robe come Interstellar fanno impazzire la gente. A me Interstellar fa schifo. Alien Covenant. Non sono uno di quelli che lo odia, ma non sono uno di quelli che lo ama. Sufficiente, non lo so. Ha molti problemi, però interessante come rivisitazione. Michael Fassbender, fantastico. È bello proprio perché ha un senso. È collegato a Prometheus, c'è cioè il Covenant che appunto è la navicella, e per quanto possa sembrare un soft reboot appunto del primo Alien, è molto più intricato, molto più interessante e affascinante in certi versi, dai toni misteriosi, che quindi sì, dovete vedere a tutti i costi, veramente un film che non potete perdervi. Quindi sì, andate a vederlo assolutamente, ma non aspettatevi Alien, perché secondo me quello che la gente ha ricevuto ed è rimasta delusa per questo dal film è che si aspettavano il primo Alien. E non è così. Io sono partito da aspettative molto basse, non mi aspettavo questa grandezza, ma non mi sarei mai aspettato un film così carino. Tutti i soldi del mondo, un thriller interessante sulla nuova riga di Ridley Scott, che appunto affascina per quel che deve essere, bravi gli attori, però
Però non mi ha preso, non mi ha preso personalmente. Interessante l'intrigo e in un certo modo ho avuto anche quel ritorno agli inizi di Ridley Scott, quando faceva film di questo tipo, molto forti, molto intriganti. Peccato che molto spesso si sprechi pure. Però è un film molto carino che riprende quello che era Ridley Scott, te lo prende, te lo manovra bene e ci fa un ottimo film, che quindi io vi consiglio assolutamente di recuperare, non perdetevelo perché è comunque da vedere anche questo, uscito lo stesso anno di Covenant, io lo trovo superiore a Covenant, personalmente però De Gustibus, scegliete voi quale se per voi sia il migliore. E sì. Allora, arriviamo ai due film dell'ultimo anno. The Last Duel, bellissimo secondo me, perché prima di tutto è un film storico, però qui Scott non sbaglia. Perché Scott non sbaglia? Perché non ti fa un film storico pesante che rimane nel passato, usa la tecnica è molto femminista questo film, ti critica appunto il femminismo, come ho detto, e te lo fa strabene, te lo fa strabene, ti ci mette ottimi attori, da appunto Adam Driver, Matt Damon e anche un Ben Affleck che mi ha sorpreso, cioè non me lo sarei aspettato così in formissima, e che quindi funziona. Mentre abbiamo House of Gucci, che ho visto 2 giorni fa ed è vergognoso, vergognoso perché è una presa per il culo agli italiani ed è una presa per il culo anche al fatto di cronaca. Peccato, peccato per House of Gucci, però veramente è fastidioso sentirli parlare. Patrizia, give me that thing, I need it. Oh, dear. How can I do it? Veramente brutto. E niente, signori, la monografia di oggi conclude qui. Mi dispiace, sono stato un po' sbrigativo, però c'è tanto da dire su tantissimi film. Ci farò video, alcuni dedico dei video. E niente, la diretta si conclude qui. Io spero di avervi intrattenuto e noi ci vediamo. Arrivederci.